Ragazzi, cheers, iscrivetevi al canale così mi supportate e facciamo crescere questo canale. Iscriviti al canale per favore, grazie. Sono un po' emozionato stasera, prima volta che ho un ospite con me, è il primo video in cui ho ospitato un mio amico esperto di calcio, ex arbitro, Paolo. Ciao Paolo, Milanista, milanista, milanista. non ex arbitro, milanista e poi ex Milanista e arbitro. poi ex arbitro. E molto bravo veramente bravo nella tattica e sui Grazie, tatticismi, grazie. a comprendere un po', a leggere la partita, molto molto bravo. Infatti io spesso prendo spunto da lui, devo essere sincero. E niente, siamo qui per vedere la partita di Champions stasera. Sappiamo che è una partita importante per il Milan ha perso a Londra 3-0 circa una settimana fa, non è pervenuta la prestazione, abbiamo vinto in casa con la Juventus. Paolo, che partita ti aspetti? Bah, Vito, guarda, io ne aspetto una partita totalmente diversa da quella di una settimana fa. Sono sicurissimo che Pioli ha imparato dagli errori che ha fatto, che i ragazzi hanno imparato. Sono sicuro che scenderemo in campo con un altro piglio, quindi che sbaglieremo molto di meno, che ci scopriremo di meno, che subiremo meno contropiedi. E poi magari la perdiamo, eh. Però sono sicuro che a livello di prestazione stasera il Milan non ci deluderà. Oh, ci sarà Diaz al posto di Decatele, l'infortunato, forse non rientra manco la prossima. Un commento su Diaz, che Diaz ti aspetti? Ah, ti faccio prima un commento su De Ketelaere. Sì, vai, vai, vai. Dirò una cosa un po' impopolare. Secondo me è un po' un bene, ci ha detto un po' bene stasera. Ok. Perché De Ketelaere stasera non c'entrava niente, a mio avviso. Perché? Non è questa la partita per far crescere De La deve Ketelaere. carburare De un Ketelaere sta po'. carburando, è un processo di crescita, ma non può essere questa una tappa. Stasera Ok. abbiamo bisogno di certezze, di concretezza. A me Ok. Krunic dà tanta sicurezza, cioè so che tanti milanisti dicono è scarso, non è scarso Krunic, è un giocatore affidabile che dà sicurezza. E credo che onestamente che anche se fosse stato bene, stasera De Ketelaere non avrebbe giocato. Quindi Addirittura, bomba. credo, questa è la mia opinione, quindi secondo me il fatto che non stia benissimo toglie a Pioli un pochino l'imbarazzo di non farlo giocare per 2 partite di fila, ecco. Che mi aspetto da Diaz? Diaz ha fatto bene nella partita precedente, mi è piaciuto a destra più di quanto mi piace solitamente centrale, quindi tutto sommato l'esperimento non mi Con ha la deluso. Juventus, Sì, ok. non mi ha deluso l'esperimento, mi aspetto una buona prova anche da lui. Pioli insiste su Krunic, dovrebbe essere ufficiale a destra, però rispetto a Londra fa il cambio, toglie a destra e mette Kalulu sulla destra, con Gabbia e Tomori centrali. Ti soddisfa questa scelta di Ti dirò che non mi risulta, cioè Pioli? nel Non ti senso, risulta? dalle informazioni che ho io, giocherà Krunic, cioè il trequartista, Sì. e Messias o Diaz, ma probabilmente Diaz sulla destra. E Ah, ok, non invece la sapevo. difesa, sarà la classica difesa con Kalulu terzino e Gabbia insieme a Tomori. Ok, ma secondo te, cioè abbiamo visto una settimana fa un'armata londinese del Chelsea che farà la stessa partita stasera con Chilwell e James a bombardare sulle fasce. Come lo fermiamo sto Chelsea stasera? Col pressing, con il gioco alto, la squadra alta, con questo Mount, Sterling, Aubameyang pronti a colpire. No, secondo me, allora intanto secondo me la grande corazzata del Chelsea non l'abbiamo vista poi, nel senso che la settimana scorsa c'è stato un Milan molto brutto, questo ha favorito ovviamente la prestazione del Chelsea, che è forte, però non ho visto la squadra che ti sotterra come l'avevo visto l'anno scorso con Liverpool, per intenderci, no? Secondo me no, con la squadra alta no, al contrario, perché noi la settimana scorsa siamo partiti con la squadra alta e Sì. abbiamo sofferto questa cosa, perché loro sono molto veloci nelle ripartenze. Dobbiamo, secondo me, fare una partita un po' diversa, concedere meno spazi, stare un po' più bassi e evitare appunto errori, perché al minimo errore loro sono velocissimi, ripartono in ripartenza e per noi sono dolori, ma sono sicuro che abbiamo imparato e non rifaremo questi errori oggi. Ok, quindi un po' speculare al modulo di Potter. Quello che fa Potter proveremo a farlo pure noi. Oddio, spero non così, perché poi Potter
La settimana scorsa ha fatto una partita a stile Inter, veramente Sì. tutta in difesa, cioè aspettava l'errore per ripartire. Io spero di no. Spero che Pioli trovi una via di mezzo tra mettere i centrali a centrocampo, che poi al primo contropiede non ce la fanno a stare dietro agli inglesi che corrono di più, e il gioco di Potter. Ci sarà una via di mezzo, ecco, mi aspetto questo. Chiaro, ma voglio dire, nel caso dovessimo vincere stasera, no? Cioè andremmo primi a 7 punti e se Salisburgo vincesse andrebbe a 8 e la lotta si farebbe serrata nelle ultime due del girone, quindi un girone che può rimanere in bilico fino alla fine. Ma il girone secondo me resterà in bilico fino alla Fino fine. all'ultimo minuto. Sì, perché diciamo che la sconfitta del Chelsea nella prima giornata contro il Salisburgo ha un po', diciamo, combinato un caos, no? Adesso è difficile che non sia così fino alla fine. Però è chiaro che se noi facciamo punti stasera, insomma, facciamo un passo importantissimo. E poi al di là di quello che fa il Chelsea, perché ce ne importa relativamente arrivare primo secondi, ma se noi facciamo anche solo un punto stasera, diciamo che abbiamo fatto un passo molto molto importante. Ok, ultima domanda. Non ne parliamo mai, si parla sempre degli altri. Ultima domanda dedicata a Oliver Giroud. Che Giroud ci aspettiamo stasera? È la nostra punta di diamante. Parlami del tuo rapporto con Giroud. Io mi aspetto il Giroud di sempre. Io quando vedo giocare il Giroud sto bene, perché è il giocatore che fa sempre tutto bene. Fa sempre tutto bene anche quando non segna. Fa partitoni incredibili anche contro la Juventus, ha fatto una grande partita. Fa proprio il lavoro che deve fare la punta e che serve a Pioli. Io mi aspetto tanto lavoro anche stasera, magari un gol. Ti dirò di più, mi piacerebbe anche cominciare a vedere un po' Origi che, insomma, con le poche uscite mi ha lasciato un po' di curiosità. Su Giroud è chiaro che puntiamo su di lui, è l'unica punta che abbiamo. Io non mi posso aspettare una prestazione negativa da Giroud, oggettivamente. Giroud, stasera ci aspettiamo tanto, hashtag Giroud ci fa star bene, forza Milan, grazie Paolo, primo Grazie a te, video insieme Vito, grazie a un'altra a te. persona, iscrivetevi al canale qui in basso a destra, supportatemi, commentate, fate like, forza Milan, ci vediamo dopo la partita per un commento, ciao alla prossima, cheers!